Possiamo aprire chi desidera la propria Bibbia in Luca, l'ultimo capitolo dovrebbe essere gli ultimi capitoli. Sì, l'ultimo capitolo, il 24esimo. Luca 24. Gloria a Dio, Luca 24, dal 13, e leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, due di loro in quello stesso giorno andavano in un castello, cioè in un paese, il cui nome era Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi. Essi ragionavano fra loro di tutte queste cose che erano avvenute. E avvenne che mentre ragionavano e discorrevano insieme, Gesù si accostò e si mise a camminare con loro. Ora gli occhi loro erano ritenuti per non conoscerlo. Ed egli disse loro: quali sono questi ragionamenti che voi tenete fra voi camminando? E perché siete mesti? E l'uno, il cui nome era Cleopa, rispondendo gli disse: tu solo dimorando in Gerusalemme non sai le cose che in essa sono avvenute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Ed essi gli dissero: il fatto di Gesù Nazareno, il quale era un uomo profeta, potente in opere e in parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. E come i principali sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno dato ad essere giudicato a morte, l'hanno crocifisso. Ora noi speravamo che egli fosse colui che avesse a riscattare Israele, ma ancora oltre a tutto ciò, benché siano 3 giorni che queste cose sono avvenute, certe donne di fra noi ci hanno fatti stupire, perciò che essendo andate la mattina a buon'ora al monumento e non avendo trovato il corpo di esso, sono venute dicendo di aver veduta una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al monumento e hanno trovato così come le donne avevano detto, ma non hanno veduto Gesù. Allora egli disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette.
Non conveniva che il Cristo soffrisse queste cose e così entrasse nella sua gloria? E cominciando da Mosè, seguendo per tutti i profeti, dichiarò loro in tutte le scritture le cose che erano di lui. Ed essendo giunti al castello ove andavano, egli fece vista di andare più lungi. Ma essi gli fecero forza, dicendo: rimani con noi, perciò che si fa sera e il giorno è già dichinato. Egli dunque entrò nell'albergo per rimanere con loro, e quando egli si fu messo a tavola con loro, prese il pane e fece la benedizione, e il rotolo lo distribuì loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì da loro. Ed essi dissero l'uno all'altro: non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? E in quella stessa ora si levarono e ritornarono in Gerusalemme, e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risuscitato e apparito a Simone. Ed essi ancora raccontarono le cose avvenute loro per la via e come egli era stato riconosciuto da loro nel rompere il pane. Amen. È la storia del nostro Signore Salvatore Dio Gesù il Cristo. Quello che leggiamo nell'Evangelo è prezioso, questo Evangelo del Regno che ci ha cambiato la vita. Noi non siamo più gli stessi da quando abbiamo accettato questo Evangelo nel nostro cuore. Ci ha cambiato, ci ha cambiati, gloria a Dio. Non siamo più quello che eravamo prima, gloria a Dio, anche se ogni tanto il vecchio uomo vuole, come dire, risuscitare, no? Vuole riemergere. Noi siamo stati chiamati a credere, a combattere per la fede, a tenere quel vecchio uomo sottomesso, perché quando abbiamo fatto il battesimo nell'acqua, questo battesimo nell'acqua simboleggia proprio questo: la morte al vecchio uomo, quindi andare proprio nel profondo delle acque, uccidere quel vecchio uomo e risorgere in un uomo nuovo, gloria a Dio. Disse l'apostolo Paolo: io sono crocifisso con Cristo, io sono crocifisso al mondo e il mondo è crocifisso a me, gloria a Dio. Come dire, e il mondo è di spalle a me e io sono di spalle al mondo. Dove guarda il mondo io non guardo, e dove io guardo il mondo non guarda. Noi non abbiamo più e non dobbiamo più coltivare gli appetiti che coltiva il mondo. È per questo che facciamo bene a riguardare sempre a Cristo Gesù. Egli è morto, ma non solo è morto, è anche risorto, gloria a Dio. Ecco perché una croce col Cristo appeso è una blasfemia, è una bestemmia, perché quella croce è vuota, alleluia. Se vi è una croce senza il Cristo, allora uno può accettare, non può accettare, ma col Cristo appeso è una bestemmia. Cristo non è in questo momento morto, in questo momento egli è risorto e regna alla destra del Padre e vive in mezzo della Chiesa. Egli cammina in mezzo della Chiesa e non ci ha lasciati da soli, perché ci ha mandati il vero vicario, che è lo Spirito Santo, che vive dentro il nostro cuore. Ora, questi due discepoli, gloria a Dio, avevano visto il Cristo morire, ma non solo avevano visto il Cristo morire, avevano visto anche il Cristo, lo avevano conosciuto prima di morire, e quindi erano stati ammaestrati, pensate, direttamente dal Cristo, da Dio fatto carne, erano stati alla sua scuola, la migliore scuola che vi sia mai stata. Infatti essi dissero: era potente non solo in, come dire, in opere, in miracoli, in prodigi, ma era potente anche in parole, alleluia. I ragionamenti che il Signore faceva erano potenza. Tanto lo erano che un giorno i farisei, per volerlo prendere e uccidere, gli mandarono delle guardie, e queste guardie andarono a prendere il Cristo per portarlo poi ai farisei, e poi così sarebbe stato ucciso. Quando andarono per prenderlo, furono talmente toccati dalle sue parole che non riuscirono a prenderlo. Noi leggiamo queste cose e ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, come abbiamo detto all'inizio di questo servizio, ma voi provate a
immaginare all'epoca nostra un poliziotto, 5, 6, 7 poliziotti insieme a 10 carabinieri e mettici pure 10 finanzieri che vengono da te per arrestarti. A un certo punto tu ti alzi, cominci a predicare il Vangelo e questi che hanno l'ordine del giudice per prenderti, per arrestarti, non ti arrestano, tornano dai loro superiori e dicono: ma l'avete arrestato? Mai nessuno ha parlato come costui. È impensabile una cosa del genere, eppure Gesù lo ha fatto dimostrando di essere Dio. Alleluia. E questa grande potenza questi due discepoli l'avevano veduta, avevano visto, avevano udito, erano stati ammaestrati dal Cristo vivente, conoscevano le scritture, conoscevano che il Signore sarebbe dovuto morire e poi risuscitare, e si erano dimenticati di tutto. E non la loro fede, che è conoscenza, l'abbiamo già detto, la fede è conoscenza, è conoscere l'opera di Dio, le parole di Dio, quello che ha fatto il Dio, avevano dimenticato tutto. E allora dicevano: è morto, è finito tutto, Pietro è tornato a pescare, quell'altro chissà dove saranno andati, questi tra virgolette andavano da un villaggio all'altro, è tutto finito. E il Signore gli si accosta e gli comincia a parlare, gli comincia a fare delle domande: ma che è successo? E poi siete tristi, come mai siete così tristi? Ma sai, solo tu non sai quello che è successo a Gerusalemme. E c'è questo dialogo e il Signore stava lì che li ascoltava. Molte volte il credente, dopo anni, dopo che sono passati per quella prima esperienza che il loro cuore ardeva per Cristo, il battesimo dello Spirito Santo, le grandi meraviglie, i miracoli che sono palesi anche nelle piccole cose, passano gli anni e magari uno si comincia a raffreddare e si dimentica che quando tu cammini in questo mondo tu non cammini da solo, ma che cammini con Cristo. Grazie. E allora vedi che il mondo ti crolla addosso, perché ogni tanto capita che tutto il mondo ci crolla addosso e sembra che tutto il mondo ce l'abbia con noi, e ci dimentichiamo che Cristo dimora nel nostro cuore attraverso la sua parola che è stata predicata, insegnata, che attraverso la lettura, gli insegnamenti, tutto quanto, noi ce l'abbiamo depositata nella mente, scende nel cuore, ci sono delle promesse che sono fatte da colui che era, che è, che sarà, e che queste promesse non vengono mai meno e dicono: ma sai, magari non si dice, però si vive con questo atteggiamento: il Signore è morto, è tornato sulla croce, sta di nuovo lì su quella croce. No, il Signore non è mai più tornato su quella croce, egli è sceso da quella croce e non tornerà mai più su quella croce, perché è scritto in Ebrei che Gesù è morto una sola volta e non può più morire. Alleluia. E lo stesso Gesù che è sceso dalla croce 2000 anni fa è lo stesso che ancora oggi cammina con la sua Chiesa. E anche se noi abbiamo decenni di anzianità, gloria a Dio, lo stesso Signore di 10, 15, 20, 30 anni fa è lo stesso di oggi. Amen. Gloria a Dio, che sta vicino a noi. Grazie. E che ci dice: ma perché, o insensati di cuore, come disse nel verso 25, insensati, tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Ma lo vuoi capire che io sono lo stesso di 20 anni fa che ti accompagnava al lavoro, che tu entravi in macchina la mattina, ti benediceva, cominciavi a piangere dalla gioia, alzavi le mani, gloria a Dio, entravi nel posto di lavoro e dicevi: Gesù ti ama, alleluia, non ti curavi di nulla. Lo stesso Gesù che ti faceva provare quelle cose che magari per una serie di vicissitudini uno non le prova più, gloria a Dio, è lo stesso Gesù di oggi, gloria a Dio, e che ti ricorda tutte queste cose nella sua santissima parola e ci dice a tutti noi: risvegliati, o tu che dormi. Sì, perché io ho fatto il primo passo, sono venuto, ti ho cercato, tu eri perso nel mondo, non mi avresti mai cercato, sono venuto io a cercarti, lo fa con tutto il mondo. Ma oggi che tu hai questa conoscenza, se hai fatto la fine delle 10 vergini e ti sei addormentato, adesso sei tu che ti devi risvegliare dai morti, e allora io ti inonderò di luce, gloria allo Spirito Santo. E queste cose sono scritturali, sono cose che succedevano ieri e ancora oggi continuano a succedere. E tutti noi i credenti dobbiamo fare i conti con la nostra carne, con le nostre debolezze,
o magari perché siamo venuti meno, perché abbiamo trascurato le ricchezze del Signore, la preghiera che, appunto, come è stato detto in questa sera nelle testimonianze, la cosa più importante è fare la volontà di Dio. E infatti il fondamento è la parola di Cristo, e Cristo e la parola ordinano che dobbiamo vegliare. Amen. Che dobbiamo pregare affinché possiamo riconoscere il giorno malvagio in cui ci troviamo. Il giorno malvagio significa sostanzialmente due cose: primo, che possiamo morire in qualsiasi momento. Amen. E andare alla presenza del Signore; secondo, è che ci troviamo a un batter d'occhio dal rapimento della Chiesa. Proprio sono due verità che l'una non annulla l'altra. Non puoi dire quello che conta è che io sto sempre pronto a ricevere il Signore se muoio. Sì, alte, è vero quello, ma non annullare l'altra verità che dice: consolatevi con il rapimento della Chiesa, con la predicazione dell'Evangelo, che oggi è il tempo. Sono due cose, non mettiamo in guerra un verso contro l'altro, anzi i versi camminano tutti quanti insieme, perché sono tutti parola di Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. E allora, stando alla presenza del Signore, essi ebbero a dire nel verso 32: ma non ardeva il nostro cuore quando Lui ci parlava? Alleluia! Quando noi torniamo al Signore, il nostro cuore non viene riscaldato, gloria a Dio. L'unica cosa che ci dà pace, che ci dà sollievo, l'unica cosa che ci riempie il cuore è la presenza di Dio. Amen. Alleluia. Se noi non sentiamo la presenza di Dio, il nostro cuore è morto. Alleluia. Se noi non ci riempiamo della presenza di Dio andando a Lui in ogni maniera, il nostro cuore sarà un cuore, dice, dov'è il Signore? È morto, e va bene. E torniamo alle cose secolari, ai desideri secolari. Troviamo ad affannarci nelle cose di questa vita, che con la pesca, che a farsi da un paese all'altro, che a passeggiare, che a fare altre determinate cose, tutte cose magari anche legittime, ma che non sono la prima cosa e la cosa più importante. Ma la cosa più importante, dice il Signore, custodisci il tuo cuore. Alleluia. Dimora nella parola del Santo Signore. E allora si manifestò il Cristo. E quando il Cristo si manifestò, essi anche manifestarono a sua volta il Cristo agli altri. E corsero, anche se la notte fonda, come in questo mondo è notte fonda. E noi nel nostro piccolo, anche noi dobbiamo correre e dire agli altri: guardate che Gesù c'è, che ancora Gesù oggi opera, che ancora oggi Gesù fa dei miracoli, che ancora oggi Gesù rompe quelle mura, abbatte quelle mura, risolve quei problemi, e soprattutto Gesù è risorto dai morti. Alleluia. E soprattutto Gesù sta per rapire il suo popolo. Poi tornerà, dopo 7 anni tornerà e noi torneremo con Lui, ma oggi il Signore, più che tornare, sta per rapire una Chiesa santa che tornerà con Cristo, e noi vogliamo far parte di quel rapimento. Vegliate, disse il Signore, incoraggiatevi. Ecco perché dobbiamo dimorare tra di noi, non trascurare la comune radunanza, non trascurare la preghiera. Insomma, le cose le sappiamo, siamo tutti anziani, gloria a Dio. È una fede molto combattuta, ma che non siamo da soli. Grazie. Siamo con Cristo, e Cristo è con noi. E se Cristo è con noi, chi sarà contro di noi? Quindi, cari fratelli, abbiamo molto per cui essere grati allo Spirito Santo, al Padre Santissimo, al Figlio Santissimo e allo Spirito Santo Santissimo. Abbiamo molto per cui essere grati, quindi vogliamo continuare a coltivare questa relazione personale, come lo facevamo 20 anni fa, 10 anni fa, 30 anni fa, continuiamo ancora oggi, gloria a Dio, perché i tempi sono duri, sono difficili, e il domani nel mondo sarà più difficile di oggi, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo, e quello che io ho messo dentro di voi, il mondo, non lo può toccare. Alleluia, non lo può toccare. E quindi ringraziamo Dio per queste cose. Io vi invito a venire davanti, gloria a Dio, e ringraziare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, lodarlo, pregarlo, pregare il Padre nel nome di Gesù, per la potenza dello Spirito Santo. Grazie. Cristo vive, viene, regna.
Ezalina polo Yesu bomo inangai esimami nangolo.